Viviamo un paradosso importante che è quello di avere una diga che invasa anche una quantità di acqua importante perché è il più grande invaso dell'Italia centrale, eppure questa acqua ancora non arriva alle aziende agricole della Val di Chiana, Aretina e Senese, che sono quelle aziende più produttive che paradossalmente hanno più bisogno di quella risorsa per continuare a lavorare in quei territori, a investire, a produrre, a creare ricchezza. È dall'Assemblea Nazionale Ambi che la presidente del Consorzio 2 Alto Val d'Arno lancia un nuovo appello per superare quello che da tempo definisce un vero e proprio paradosso, quello relativo alla diga di Montedoglio. Credo che noi dal basso dobbiamo con forza dire al governo nazionale: guardate che in questo territorio abbiamo questo paradosso, dateci una mano a superarlo, perché qui più che mai c'è bisogno di realizzare queste infrastrutture e dare una mano alle nostre imprese. Da 2 giorni della bonifica a Roma, alla presenza anche dei rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo politico, sociale ed economico, si è snodata attorno a questo binomio: disponibilità di acqua e sicurezza dei territori, che i cambiamenti climatici hanno trasformato nelle due facce della stessa medaglia. Come si fa a lavorare sulla prevenzione? Da una parte, e in Toscana lo facciamo molto bene, su tutta quella che è la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua. I consorzi di bonifica in Toscana sono ormai molto organizzati in questo, ma c'è bisogno anche di nuove opere per la messa in sicurezza dei nostri territori, per renderli più resilienti a questi cambiamenti climatici che vedono delle precipitazioni sempre molto più intense concentrate in poco tempo. Anche sul fronte della raccolta delle acque, il sistema della bonifica ha idee e soluzioni. Il nostro paese ha bisogno anche di fare dei grandi invasi, quindi ha bisogno di fare anche delle dighe che consentono, da una parte, di mitigare il rischio idraulico. Che significa? Significa invasare l'acqua, trattenerla nei momenti in cui piove tanto, per poi renderla alla comunità e al mondo agricolo nei lunghi momenti siccitosi.